A quei tempi non avevo un'idea precisa del mondo e delle strane leggi che governano l'amore. Eppure ero una spia, si sarebbe quindi dovuto pensare. Quello è un uomo che ne sa più del diavolo. Ma nonostante questo mio mestiere e tutte le esperienze che mi aveva procurato, io ero nei confronti di Lutezia un innocuo babbeo. Nei confronti di Lutezia, cioè nei confronti di tutte le donne del sesso femminile in generale. Infatti Lutezia era la donna tout court. Semplicemente la donna. Era la donna, era la femmina della mia vita. È facile, cari amici, scherzare oggi sullo stato in cui mi trovavo allora. Oggi sono vecchio e navigato. Oggi siamo tutti vecchi e navigati. Ma ognuno di voi si ricorderà di quando era giovane e stolto. Certo, per ognuno di voi si sarà trattato forse soltanto di un'ora d'orologio. Per me fu un'ora lunga, un'ora troppo lunga, come presto vedrete. Mi presentai, come mi era stato ordinato ed era mio dovere, all'ambasciata russa. C'era un uomo, vi dico, che mi piacque a prima vista. Mi piacque addirittura in modo straordinario. Era un uomo alto e forte, era un uomo bello e forte. Avrebbe potuto benissimo servire nella Guardia Imperiale anziché nella nostra polizia segreta. Non avevo ancora visto uomini di quel tipo nella nostra organizzazione. Sì, devo dire che mi faceva quasi male. Dopo aver parlato con lui appena un quarto d'ora, saperlo in quel posto dove non poteva in nessun modo sfuggire all'infamia. Sì, mi faceva male. Irradiava una così bella e autentica pace, come posso dire, una forza armoniosa, quella che contraddistingue un cuore vero. Il suo arrivo mi è stato annunciato, così mi salutò. So quale stupidaggine lei ha commesso. Beh, e adesso con quale nome pensa di vivere qui? Con quale nome? Ma ne avevo già uno, l'unico che mi spettasse. Mi chiamavo Kropotkin. Avevo anche i biglietti da visita. Tanto miserrimi erano allora i miei pensieri. Da alcuni anni ormai avevo commesso infinite turpitudini. E cari amici, si sarebbe da credere che niente renda l'uomo tanto intelligente, smaliziato, superiore quanto il mestiere di spia. E invece no, è un errore. Le mie vittime non solo erano più nobili di me, ma anche molto più intelligenti. E persino il più semplice fra loro non sarebbe mai stato altrettanto vanitoso, ridicolo e infantile. Ero già nel bel mezzo dell'inferno, sì, ero già uno schiavo incallito dell'inferno e l'unica stupida, cieca forza motrice della mia vita, lo sentivo in quel momento, era ancora il mio dolore per il nome Golubčík, per l'umiliazione che credevo di aver subito per la mia brama di diventare Kropotkin, a ogni costo. Pensavo ancora di poter cancellare con l'astuzia e la bassezza quello che ritenevo il marchio d'infamia della mia vita. Ma sul mio povero capo si andava accumulando un'infamia dopo l'altra. In quel momento sentii anche confusamente che, in realtà, non avevo seguito Lutezia per amore, che solo per mia giustificazione mi ero creato una forte passione, quale si addice unicamente alle anime nobili. In effetti, tanto mi ero incaponito nell'idea di possedere Lutezia quanto era grande la mia smania di non essere più Golubčík. Costruivo dentro di me, quindi contro di me, una delirante follia dopo l'altra. Ingannavo e tradivo me stesso esattamente come era mio compito ingannare e tradire gli altri. Mi impigliavo nelle mie stesse reti. Era troppo tardi. Nonostante che questi pensieri fossero ora chiari, ora confusi, mi costrinse ancora una volta a credere nella menzogna, che Lutezia fosse tutto ciò che importava e che per lei io non potessi ormai più rinunciare al mio falso nome di Kropotkin. Ho già un nome, dissi allora e mostrai il passaporto. Il mio superiore non lo guardò nemmeno e disse, giovane amico, per concludere affari qui, con questo nome, lei dovrebbe essere un cavaliere d'industria. Invece fa il modesto lavoro di un agente di media importanza. Certo, può avere ragioni personali, però
Probabilmente c'è di mezzo una signora, speriamo che sia giovane e carina. Ricordo soltanto che le signore giovani e carine hanno bisogno di denaro e io sono molto parsimonioso. Pago premi straordinari soltanto per imprese straordinariamente turpi e per lei non farò eccezioni. Documenti falsi a qualunque nome ne può ricevere a volontà. Dunque vada, verrà da me quando desidera. Dove ha preso alloggio? All'hotel Lavois? Lo so, ancora una cosa. Impari le lingue, frequenti dei corsi, l'università, quello che vuole. Verrà a trovarmi qui 2 volte alla settimana verso sera. Ecco l'assegno. E i suoi colleghi la controlleranno, lo sa. Quindi niente, stupidaggini. Quando fui di nuovo all'aperto respirai profondamente. Sentivo che era una di quelle ore che quando si è giovani si chiamano decisive. Più tardi nella vita ci si abitua a considerare decisive molte, quasi tutte le ore. Certo ci sono le crisi, i momenti culminanti, le cosiddette peripezie, ma noi stessi non ne sappiamo niente, non riusciamo a distinguere un momento culminante da uno senza importanza. Impariamo tutt'al più, ora questo, ora quello, e anche quel che impariamo non ci serve granché. Ma il riconoscere e il distinguere ci sono negati. La nostra fantasia è sempre più potente della nostra coscienza. Benché la coscienza mi dicesse che ero una canaglia, un debole, un miserabile, che non dovevo misconoscere la triste realtà, la mia fantasia mi trascinava nel suo furioso galoppo. Con in tasca il ragguardevole segno avuto dal mio simpatico superiore, il quale però mi appariva ora tanto fastidioso quanto prima mi era stato simpatico, mi sentivo libero e disponibile nella libera e disponibile Parigi. Andavo verso splendide avventure, incontro la più bella donna del mondo e al più alla moda di tutti i sarti. E in quel momento mi sembrava di iniziare finalmente un genere di vita che avevo desiderato da sempre. Ero quasi davvero un Kropotkin adesso. Reprimevo l'insistente ma flebile voce della coscienza, la quale mi diceva che stavo per avviarmi verso una duplice, anzi triplice prigionia. La prima era la prigionia della mia stupidità, della mia leggerezza, del mio vizio, alla quale ero già come abituato. La seconda era la prigionia del mio amore. La terza, la prigionia del mio mestiere. Era un mite pomeriggio di sole dell'inverno parigino. La gente per bene era seduta sulle terrazze davanti ai caffè e io mi crogiolavo malignamente al pensiero che da noi in Russia, alla stessa ora, nella stessa stagione, la gente per bene si rintanava nelle sale calde e buie. Andai senza meta da un locale all'altro. Ovunque gli uomini, padroni e camerieri, mi sembravano allegri e buoni, di quella beata bontà che può essere frutto soltanto di una gioia stabile. L'inverno a Parigi era una vera primavera. Le donne a Parigi erano vere donne. Gli uomini a Parigi erano dei compagni cordiali. I camerieri a Parigi, svelti e allegri con quei loro grembiali bianchi, parevano aiutanti di un qualche dio godereccio del mondo delle saghe. E la Russia, che credevo di aver ormai lasciato per sempre, era buia e fredda, come se non fossi più al servizio. E quale schifoso servizio di quel paese. Là vivevano i Golubčík, il cui miserabile nome io portavo solo in quanto, per un caso, proprio là ero venuto al mondo. Là vivevano gli altrettanto miserabili Kropotkin, miserabili di carattere, una schietta di principi come poteva esistere soltanto in Russia, capace di rinnegare il sangue del proprio sangue. Mai un Kropotkin francese avrebbe agito in quel modo. Ero allora, come vedete, giovane, stupido, miserabile e penoso, ma apparivo a me stesso fiero, nobile e trionfante. Tutto ciò che vedevo in quella splendida città sembrava una conferma per me, per le mie convinzioni, per le mie azioni precedenti e il mio amore per Lutezia. Soltanto al calar della sera, che sopraggiunse troppo presto per il mio gusto, quasi fosse frettolosamente evocato dal potere artificiale dei lampioni, il mio animo si intristì e
Non mi sembrò di essere un credente deluso, che improvvisamente ha perduto tutti gli dèi. Mi rifugiai in un fiacre e ritornai all'albergo. A un tratto tutto mi appariva insulso e falso. Mi aggrappai con ogni forza e l'unica speranza che mi era rimasta, a Lutezia. A Lutezia e al domani. Domani. Domani avrei dovuto vederla. Domani. Domani. Andai a bere, come è mia abitudine mettermi a fare in queste circostanze. Prima birra, poi vino, poi acqua vita. Lentamente cominciava a rischiararsi il mio cuore. Alle prime ore del mattino avevo quasi raggiunto la stessa contentezza che mi aveva pervaso il pomeriggio del giorno prima. Quando, non più del tutto padrone delle mie forze, uscii in strada, spuntava già la mite alba invernale. Pioveva dolcemente, gradevolmente, come da noi in Russia può piovere soltanto in aprile. Così, per questo e per la mia mente confusa, a un tratto non sapevo più in quale tempo e in quale luogo io mi trovassi. Ero stupito e quasi spaventato dalla deferenza con cui mi accolse la servitù dell'albergo. Dovette ricordarmi che dopo tutto ero il principe Kropotkin. Mi tornò la coscienza, di lì un po', mentre stavo ancora fuori, sotto la fresca e dolce pioggia mattutina. Fu come se questa dolce e fresca pioggia mattutina mi avesse addirittura eletto principe Kropotkin, un principe Kropotkin parigino. Era allora, secondo me, molto più che uno russo. Dal cielo di Parigi la pioggia cadeva dolce e buona sulla mia testa, sulle mie spalle stanche. Rimasi a lungo così davanti al portone dell'albergo. Dietro la mia schiena sentivo lo sguardo della servitù, rispettosissimo. Si sforzava di essere indifferente, anche se, era il mio istinto professionale a dirmelo, non vi mancava una punta di sospetto. Mi faceva bene quello sguardo, mi faceva bene quella pioggia. Il cielo parigino mi benediceva. Già cominciava la mattina di Parigi. I venditori di giornali mi passavano vicino, imperturbabili ma traboccanti, chissà come, di fresca energia. Il popolo di Parigi si svegliava e io, come se non fossi un Golubčík, ma un vero Kropotkin, un Kropotkin parigino, sbadigliavo. Certamente di stanchezza, ma anche di superbia. E superbo, con molta indolenza e addirittura l'aria da gran signore, passai davanti agli sguardi riverenti, insieme sospettosi della servitù dell'albergo, la cui schiena curva sembrava rivolgersi a Kropotkin, mentre gli occhi si rivolgevano alla spia Golubčík. Sfinito e ottenebrato, crollai sul letto. La pioggia tamburellava, con ritmo regolare, sulle persiane. Così come mi ero proposto, se volete soltanto immaginato, cominciai quella che si dice una nuova vita. Vestito a nuovo, feci venire uno di quei ridicoli sarti che a quell'epoca usavano vestire i signori di mondo. Cominciai a condurre il genere di vita che sembrava adatto per un principe. Una vita veramente di nuovo genere. Fui invitato qualche volta dal sarto della mia amata Lutezia. Qualche volta fui io a invitarlo. Mi crederete, amici, se oggi, che ogni mia vecchia pena mi è talmente distante da potermi confessare con voi così apertamente come sto facendo, mi crederete se adesso vi dirò senza nessun orgoglio e nessuna presunzione di avere avuto allora molto talento per le lingue. Ero davvero dotato. Nel giro di una settimana parlavo un francese quasi perfetto. In ogni caso conversavo correntemente, come si dice, con il sarto del bel mondo e con tutte le sue ragazze che mi conoscevano fin dal viaggio. Conversavo anche con Lutezia. Certo, lei si ricordava di me, soprattutto per il contrattempo alla frontiera e anche per il mio nome, e infine per quell'ora nello scompartimento del treno. A quel tempo non ero altro che il portatore del mio falso nome. Da tanto ormai non ero più me stesso. Non solo non ero più un Kropotkin, ma non ero più nemmeno un Golubčík. E me ne stavo come sospeso fra la terra e il cielo, anzi, come fra cielo, terra e inferno. In nessuno dei tre regni mi sentivo a mio agio. E che cos'ero veramente? Ero Golubčík? Ero Kropotkin? Ero innamorato di Lutezia?
Amavo lei oppure soltanto la mia nuova esistenza? Mentivo oppure dicevo la verità? A quei tempi pensavo talvolta alla mia povera madre, la moglie del guardiaboschi Golubcik, che non sapeva più niente di me, ormai scomparso dal ristretto orizzonte dei suoi poveri vecchi occhi. Non avevo più nemmeno una madre, una madre. In tutto il mondo, quanto è grande, quale uomo non ha una madre? Perduto io ero, e devastato. Ma ero ancora così miserabile da trarre un certo orgoglio dalla mia stessa abiezione e considerarla come una specie di distinzione che la provvidenza mi concedeva. Mi sforzerò di essere breve. Dopo alcune visite, fin troppe, al sarto dell'alta società parigina e dopo aver visto e lodato la maggior parte delle sue novità stagionali, chiamate da lui stesso e da tutta la stampa creazioni, riuscii a guadagnarmi quel particolare genere di confidenza da parte di Lutezia che sta a significare fra due persone un'intesa e una promessa. Pochissimo tempo dopo avevo la dubbia fortuna di essere invitato a casa sua. A casa sua. Quello che sto chiamando casa era un misero albergo, poco più di un albergo a ore, nella Rue de Montmartre. Era una carriera stretta. La tappezzeria marroncina mostrava con instancabile ripetitività due pappagalli, uno di un giallo squillante e l'altro bianco neve, che si baciavano ininterrottamente, si coccolavano. Erano pappagalli che avevano addirittura il temperamento dei colombi. Anche questa tappezzeria mi inteneriva. Sì, la tappezzeria. Non mi sembrava affatto degno di Lutezia che quei pappagalli si comportassero proprio in camera sua come colombi. E dei pappagalli poi. Allora io odiavo i pappagalli. Oggi non so più perché. Tra l'altro odiavo anche i colombi. Ne portai fiori e cambiale. Due doni che allora, secondo me, potevano contraddistinguere un principe russo. Parlammo a lungo e con intimità. Conosce mio cugino? Le domandai con aria innocente e bugiarda. Sì, il piccolo Sergei, rispose Lutezia, altrettanto innocente e bugiarda. Mi ha fatto la corte, continuò. Per ore e ore. Mi ha mandato delle orchidee, pensi un po'. Soltanto a me, fra tutte le mie colleghe. Però non mi interessava, non mi piaceva semplicemente. Anche a me non piace, dissi io. Lo conosco da quando era giovanissimo e già allora non mi piaceva. Ha ragione, disse Lutezia, è un piccolo furfante. Eppure, cominciai, vi siete incontrati a Pietroburgo e precisamente come mi ha raccontato lui stesso, in un salottino riservato a casa della vecchia Lubacevski. È una bugia, gridò Lutezia, come sanno gridare solo le donne quando vogliono negare una verità chiara come il sole. Non sono mai stata con nessun uomo in un salottino riservato, né in Russia né in Francia. Non gridi. Disse, e non menta. L'ho vista io stesso. Io l'ho vista. L'ha dimenticato di sicuro. Mio cugino non mente. Com'era prevedibile, Lutezia cominciò a piangere miseramente. Io, che non sopporto di veder piangere una donna, corsi giù e ordinai una bottiglia di cognac. Al mio ritorno Lutezia non piangeva più. Faceva come se la menzogna, nella quale io l'avevo colta in flagrante, l'avesse spossata all'estremo, privandola di ogni energia vitale. Era sdraiata sul letto. Non si preoccupi, dissi. Le ho portato qualcosa che le ridarà forza. Dopo un momento si alzò. Non parliamo più di suo cugino, disse. Non parliamone più, accettai. Parliamo di lei. E lei raccontò tutto. Tutto ciò che allora considerai ben stranamente come l'ultima assoluta verità, nonostante che l'avessi appena sentita mentire. Era figlia di uno stracciaiuolo, sedotta giovane a soli 16 anni, un'età che oggi non mi sento più di ritenere giovane, seguì un fantino che l'amava e che poi l'abbandonò in un albergo di qua. Oh, gli uomini certo non le mancavano. Non si trattenne a lungo a qua. E siccome era così straordinariamente bella, il sarto del gran mondo, che allora andava a caccia di manequin, l'aveva notata fra il popolino di Parigi e così,
era arrivata al sarto del gran mondo. Aveva bevuto molto. Mentiva ancora. Già dopo una mezz'ora lo sentivo. Ma quale verità, cari amici, si vorrebbe mai udire dalla bocca di una donna che si ama? Non mentivo forse io stesso? Non vivevo forse tutto immutato nella menzogna? Non vi avevo fatto il mio comodo nido fino al punto non solo di amare la mia stessa menzogna, ma di dover perlomeno ammettere e apprezzare tutte quelle degli altri? Naturalmente Lutezia era altrettanto figlia di uno stracaiolo, di un portiere, di un calzolaio, di chi so io, quanto io ero un principe. Se allora lei avesse immaginato chi fossi davvero, avrebbe probabilmente cercato di convincermi che era figlia illegittima di un barone. Dovendo tuttavia supporre che io conoscessi bene i baroni e sapendo per esperienza che i signori altolocati considerano gli umili e i poveri con una malinconia persino poetica, e che amano la favola secondo cui la povertà è fortunata, lei raccontò anche a me questa favola del miracolo che va incontro alla povertà. E mentre parlava non suonava nemmeno così incredibile. Già da lunghi anni vivevo ormai nella menzogna, in questa particolare menzogna, e ogni tanto credeva nella propria storia. Era un'anima perduta come lo ero io. Le anime perdute mentono quasi con innocenza, come bambini. La loro esistenza richiede un fondamento di menzogna. In realtà Lutezia era la figlia di un sarto per signora, a suo tempo stimato, e il grande sarto mondano, presso il quale adesso lavorava, non aveva cercato le sue ragazze fra il popolino di Parigi, ma, come è naturale, fra le figlie dei suoi colleghi. E d'altronde, amici, Lutezia era bella. La bellezza appare sempre degna di fede. Il diavolo che determina il giudizio degli uomini sulle donne lotta fianco a fianco di quelle belle e piacenti. Alla verità di una donna brutta si crede di rado, ma con una donna bella si crede a tutto ciò che può inventare. È difficile dire che cosa mi piacesse tanto in Lutezia. A prima vista si distingueva poco dalle altre ragazze del sarto. Anche lei era truccata e sembrava una creatura fatta di cera o di porcellana. Un impasto con cui venivano modellate a quell'epoca le manchen. Oggi, certo, il mondo è progredito e le donne sono fatte di materie sempre diverse, che mutano ogni stagione. Anche Lutezia, finché taceva, aveva una bocca di una piccolezza innaturale, simile a un ramoscello di corallo. Anche le sue sopracciglia disegnavano due archi naturali e perfetti, quasi fossero addirittura il prodotto di regole geometriche. E quando abbassava gli occhi si vedevano ciglia incredibilmente lunghe, dipinte di nero con arte sapiente, vere e proprie cortine fatte di ciglia. Il modo di sedersi, di appoggiarsi alla spalliera, di alzarsi, di camminare, di prendere un oggetto e di riporlo, era tutto certamente frutto di esercizio, risultato di innumerevoli prove. Le sue dita sottili sembravano persino allungate e in qualche modo scolpite. Da un chirurgo. Facevano quasi pensare a 10 matite. Mentre parlando giocherellava con esse, le osservava attentamente e pareva che cercasse la propria immagine e le unghie lucenti. Soltanto di rado si poteva trovare uno sguardo nei suoi occhi azzurri. Balenavano piuttosto che guardare. Quando parlava però, e nei pochi secondi in cui dimenticava se stessa, la sua bocca si faceva larga e vorace, cupida, e fra i suoi denti luccicanti appariva per una frazione di secondo la lingua voluttuosa che guizzava come un animaletto rosso e velenoso. Di questa bocca mi ero innamorato, cari amici, di questa bocca. Tutta la cattiveria delle donne risiede nella loro bocca, che è, fra parentesi, anche la culla del tradimento, e come sapete dal catechismo, il luogo di nascita del peccato originale. E così l'amavo. Ero turbato dal suo racconto bugiardo e non meno turbato da quella piccola stanza d'albergo e dalla tappezzeria con i pappagalli. Il posto in cui viveva, quel che la circondava, non era degno di lei e soprattutto in certo modo non era degno della sua bocca. Pensavo alla faccia del padrone, giù nella portineria. Una sorta di cane in maniche di camicia, ed ero deciso a offrire a Lutezia
un'esistenza più felice, beata. Mi permetterebbe, le chiesi, di aiutarla? Oh, non mi fraintenda, non ho pretese di alcun genere. Aiutare è la mia passione. Così mentii, mentre era la perdizione il mio mestiere. Io non ho niente da fare. Purtroppo non ho una professione. Mi permetterebbe dunque? A quali condizioni? Chiese Lutezia e si levò a sedere sul letto. A nessuna condizione, come l'ho già detto. D'accordo, disse. E visto che stavo per alzarmi, lei cominciò. Non creda, principe, che io qui mi senta infelice. Ma il nostro padrone maestro, che lei conosce, è molto spesso di cattivo umore. Sa, queste. E adesso la sua lingua cominciava a produrre veleno. Hanno tutti i loro amici, ricchi e generosi. Io invece preferisco rimanere sola e rispettabile. Non mi vendo io, aggiunse dopo un po', saltando giù dal letto. La sua vestaglia rosa a fiorellini blu si aperse. No, non si vendeva, mi si offriva soltanto.